Buongiorno, ciao. Anche stamattina siamo in un angolo della nostra chiesa, quello dedicato a San Giuseppe, lo vedete, questa bella statua. Ci sono molti devoti, molte persone quando entrano in chiesa, dopo che aver salutato il Signore nel tabernacolo, si fermano e sostano davanti a questo altare dedicato a San Giuseppe, patrono della Chiesa Universale. Già l'abbiamo invocato il 19 di marzo, se vi ricordate, no? Con quella preghiera anche molto intensa, dedicato appunto a San Giuseppe. La sera c'era Rosario e poi c'era una preghiera lui dedicata. Ma oggi qui in chiesa, ecco, volevo ricordarvi una cosa. Ci avviciniamo alla Settimana Santa e chi soffriva per la nostalgia di non essere presenti in chiesa, di non poter partecipare alle varie celebrazioni, ne sentirà e ne avvertirà ancora di più adesso questa sorta di mancanza, perché i riti della Settimana Santa sono splendidi. Sono proprio il cuore di tutto l'anno liturgico e sono anche ben articolati, hanno tanti segni, sono tanto suggestivi anche sotto certi aspetti. Per esempio, domenica che arriva, questa è la Domenica delle Palme, dove solitamente in tutte le chiese, in tutte le parrocchie, si fa la processione dopo aver benedetto gli ulivi. Noi partivamo dall'oratorio e si arrivava appunto qui in chiesa. Non possiamo farlo ovviamente, celebreremo ancora a porte chiuse. E però, ecco, grazie al cielo ho trovato la possibilità di recuperare gli ulivi, per cui vi avviso, noi daremo ugualmente la benedizione ai ramoscelli di ulivo, dopodiché li lasceremo in fondo alla chiesa, così chi viene a fare una visita, perché la chiesa è aperta la mattina e si può venire per una preghiera, ecco, può venire a prendere un ramoscello da portare a casa. Naturalmente non saranno nei sacchetti come solitamente facevamo, sono così grezzi, ecco, staccati, però benedetti, proprio per ricordarci di questa bella festa e di mantenere comunque, anche se in emergenza, questo rito e soprattutto anche questo segno che portiamo nelle nostre case, che è il segno della pace soprattutto, è il segno anche che ricorda l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, che l'avevano salutato sventolando appunto questi ramoscelli di palme e di ulivo. Quindi ecco, sappiatelo. E cerchiamo comunque di viverli ugualmente questi momenti con intensità di fede, con la partecipazione di chi attraverso il nostro servizio o alla televisione o quant'altro, ecco, per tenere comunque alto anche il nostro cuore e soprattutto anche il nostro sguardo di fede in questa settimana che è il centro di tutto l'anno liturgico. Ecco, allora vi saluto, vi auguro una buona giornata. Grazie, ciao a tutti, ciao.